Allora, lettura dell'infanzia è sicuramente Cuore e il giornalino di Gian Burrasca. Cuore che ci veniva letto in classe dal maestro di terza elementare e ci faceva appassionare e commuovere. Le letture dell'adolescenza, Hemingway, Addio alle armi e Steinbeck, La luna e tramontata. Le letture della maturità, Sepulveda, soprattutto L'ultima frontiera nella quale si parla del rapporto tra lo scrittore e il padre, e il mio amatissimo Anatole France, soprattutto La rivolta degli angeli. Perché rileggere da adulti il giornalino di Gian Burrasca? Non tanto per ricordarsi delle letture giovanili, quanto perché ancora è un libro attuale e divertente. C'è una parte particolarmente interessante nel romanzo. A un certo punto, per molti giorni, Giannino non scrive il diario, poi lo riprende e chiede scusa al diario. Dice: caro giornalino, scusami, ti ho trascurato, ma avevo da vivere cose talmente intense che non mi sono sentito di frenare il flusso delle cose che mi accadevano per metterle a scrivere, che è un po' il problema di chi scrive il diario. A scuola non ci hanno fatto amare le cose che invece ci hanno fatto studiare, non ci hanno fatto amare Leopardi, non ci hanno fatto amare Ariosto, che era tutto da ridere, e invece di farcele amare ce le hanno fatte studiare. La Biblioteca Nazionale di Napoli conserva il 95% degli autografi di Leopardi. Quello che mi ha emozionato di più è l'autografo di Assilvia. Si legge sul manoscritto: Silvia, sovvienti ancora quel tempo della tua vita mortale. Quando noi lo mostravamo al pubblico, mostravamo insieme all'Idilio la prima edizione a stampa del 35 dei Suoi Canti, dove è scritto, dove è stampato: Silvia, rammenti ancora quel tempo. Su quel rammenti di quell'edizione c'è un frego di Leopardi che corregge i rimembri. Quindi Silvia sovvenga ancora quel tempo, Silvia rammenti ancora quel tempo, Silvia rimembri ancora quel tempo. A Torino, una sera, dopo le 11 di sera, tre amici, sembra una barzelletta, io di Napoli, un amico di Sansepolcro e uno di Udine, dopo la presentazione di un libro, cercammo inutilmente di mangiare a Torino e troviamo tutti i ristoranti chiusi. Io commentai che a Napoli nessuno ci avrebbe negato un pasto caldo e l'amico di Udine disse: sì, perché voi a Napoli vi morire di fame. A che io ho ribattuto: sì, è vero, ci moriamo di fame, che l'ospitalità non è dei ricchi ma è dei poveri. Riguardatevi, cercatevi in internet il mito di Filemoni e Bauci e capirete che cosa vuol dire che l'ospitalità è dei poveri. Allora, ecco, era una persona simpatica e amabile, di piacevolissima compagnia, grande affabulatore. Pensa che quando presentammo a Napoli l'Almanacco del Bibliofilo, venne un lettore con un bambino neonato e glielo piazzò in braccio. Una volta lo incontrai per caso a Bologna, nei portici, non mi ricordo quale strada di Bologna, lo riconobbi, lo salutai e lui si meravigliò che l'avessi riconosciuto, anche se per la prima volta si era completamente tagliato la barba. Mi fu. Allora, l'ultimo incontro che ho avuto con Umberto Eco è stato un incontro particolarmente informale, tutti e due in costume da bagno e in pantaloncini. Nome della Rosa è un romanzo bellissimo, però è un romanzo difficilissimo, perché c'è un concetto particolarissimo della biblioteca e del bibliotecario. Nel romanzo, proprio il protagonista del romanzo sostiene che esistono libri che mentono e libri che dicono la verità e che per questo sono pericolosi, ma il lettore disarmato, il lettore comune, non sembra in grado di distinguere il libro che mente dal libro che dice la verità. Per cui il compito del bibliotecario è quello di inibire l'accesso del lettore comune alla biblioteca. Il bibliofilo è altruista, quindi se possiede un cimelio del genere è anche vanitoso, è un po' narciso e quindi ha piacere di fare vedere agli amici: guardate che bel cimelio io ho. Il bibliomane no, il bibliomane, siccome il bibliomane ha la tendenza anche, la tentazione a volte di rubare i libri, anche se non lo fa, il bibliomane è geloso di questo cimelio, non lo fa vedere a nessuno se lo tiene per sé. Per quanto riguarda la bibliofilia, io sono un bibliofilo particolare, perché non ho tra i miei libri antichi, non colleziono libri antichi né potrei farlo, perché essendo stato per 20 anni a contatto con rarità bibliografiche straordinariamente affascinanti e belle,
quindi non potrei mai provare le emozioni che ho provato quando ho lavorato alla Biblioteca Nazionale sui tesori che la biblioteca possedeva. No, io ho scritto un articolo che si chiama L'immaginario ferroviario. A me mi sarebbe piaciuto moltissimo guidare i treni o fare il capostazione. Un anno, tornando da Cosenza, stavo parlando con i macchinisti mi invitarono ad entrare in cabina guida. E dissi, sono 40 anni che aspetto questo, ho fatto da Napoli a Salerno, da Salerno a Napoli di sera, nella cabina guida di un treno, un'emozione incredibile.